Allora, parliamo di libri, come spesso facciamo in questo orario. Regala un libro, questa è l'idea di Isoradio. Per regalare un libro non occorre attendere una festività, un compleanno, ma qualsiasi momento è buono, come un sorriso, Roberto, sbaglio? Eh sì, si fa felice quando si regala un libro. Io lo verifico da tanto tempo, perché io a Natale, per esempio, regalo sempre libri, ma ormai saranno 15 anni. Roberto Ritondale, se non altro, spieghiamo la ragione della sua presenza qui. C'è un bel libro sotto un cielo di carta, questo è il titolo, Leone Editore. È un romanzo che ci disegna un futuro che, ahimè, speriamo mai non avvenga, perché viene impedito praticamente di scrivere. Sì, praticamente c'è un mondo in cui non esiste più la carta, c'è un regime che per controllare tutto, affinché tutto sia tracciabile, abolisce la carta, ogni tipo di carta, e impone l'uso di un tablet governativo. Questa nuova tecnologia dunque che ci strangola. Praticamente sì, è una metafora orwelliana. Orwell è l'autore famoso di 1984, è una metafora per dire siamo già tutti sotto controllo, siamo già nelle mani delle grandi multinazionali e dei grandi governi che ci controllano attraverso i metadati con cui noi ci approcciamo a internet. E quindi fate attenzione, certo, internet non si può più abolire, serve anche a dei lati positivi, però bisogna averne consapevolezza nell'uso. Questa è la metafora che si nasconde nel libro. Vogliamo anche raccontare il finale oppure il Forse finale è il bene finale non raccontarlo? Allora ci meglio, no? fermiamo qui per quanto riguarda il racconto, però abbiamo tanti spunti, abbiamo la salvaguardia della nostra storia, del nostro passato, dei sentimenti, proprio perché bisogna in un certo senso non disperderli, fare in modo che restino sempre dentro di noi, se non altro nella nostra mente, e tramandarli ai nostri figli. Sì, non a caso io ho scelto un protagonista che è un anziano, ha 78 anni, si chiama Odal, Odal Clean, e quest'uomo mi rappresenta un po' il vecchio mondo, che è un mondo fatto ancora di sentimenti, di abbracci, di amore, e mentre diciamo così, le nuove generazioni, quelle che vengono dopo, sono più legate alla tecnologia, tant'è vero che immagino un mondo in cui addirittura l'abbraccio fra non consanguini è vietato. È un mondo che diventa sempre più freddo. Allora, Roberto Ritondale parla molto bene perché tra l'altro è un collega e lavora all'Ansa. All'Ansa, sì. Infatti, insomma, ti faccio subito una domanda, poi ascoltiamo un po' di Certo. musica. Cosa è un valore aggiunto quando un giornalista scrive un libro o può essere, visto che tu sei napoletano, uno sfizio in serata? È uno sfizio che dura da molto tempo quello di scrivere, devo dire, è la mia grande passione. Forse no, non è un vantaggio, perché si cambia completamente registro, soprattutto per.